Rupert Johnson ha lavorato come addetto alle pulizie per 6 mesi, ma in tutto questo tempo, e forse in tutta la sua vita, non era mai stato trattato in un modo simile. Ehi vecchio, sai che ti dico? Sei licenziato, sei lento e non sai nemmeno come tenere in mano una scopa. Insomma, a cosa servi, me lo sai dire? Quanto odio quelli come te che mi fanno solo perdere tempo. Questa era Melissa Green, la moglie di Alfred Green, l'uomo che aveva aperto il centro commerciale dove Rupert lavorava come addetto alle pulizie, ma senza farsi prendere dallo sconforto rispose in modo gentile l'anziano. «Mi dispiace signora, vedo di pulire subito il resto, è tutto a causa del vento, continua a portare sempre più polvere e foglie». L'anziano cercò di spiegarsi e far comprendere a Melissa che non poteva davvero farci nulla, ma niente sembrava placare la sua voglia di licenziarlo. Non era mai stata molto generosa con lui, anzi, forse con nessuno in particolare lo era mai stata. Grazie alla sua posizione importante si godeva molto la vita e comandava le persone un po' a bacchetta. Voleva farlo per sentirsi più in alto, ma con Rupert stava commettendo un grosso errore. Lo stava per licenziare senza capire le conseguenze che ci sarebbero state. Utilizzò quindi delle scuse alquanto banali e stupide. Provava una strana rabbia verso di lui e spesso utilizzava le sue regole personali per amministrare il posto, di cui invece suo marito era il vero proprietario. Lei aveva una categoria per le persone che le piacevano e una per le persone che odiava. Nessuno ha mai capito quale criterio di preciso utilizzasse, ma alcuni pensavano andasse solo in base alla bellezza. Infatti aveva già cominciato a cercare, un mese prima di licenziare Rupert, per qualcuno che fosse più giovane da mettere alle pulizie, ma più giovane e bello. Alfred Green, il proprietario del centro, non le faceva mai mancare nulla e lasciava fare quasi tutto quello che voleva, ma lei non capiva come mai con Rupert fosse completamente diverso. Alfred, con lui, era gentile e spesso troppo accondiscendente. Questa era una delle cose che l'aveva fatta arrabbiare di più. Si chiedeva perché suo marito solo verso l'uomo delle pulizie provasse così tanta stima e perciò piano piano mise in atto il suo piano per licenziarlo, individuando ogni giorno delle piccolezze da niente per dirgli su. Quel giorno comunque Rupert si tolse il camice portandolo poi alla signora. «Ecco, tenga, mi dispiace molto per non esserle piaciuto. Forse ho fatto troppi errori, ha ragione lei». Era rimasto umile fino alla fine. Dentro di lui però era veramente distrutto. Avrebbe potuto in qualche modo lamentarsi con Alfred, che provava simpatia per lui, ma non lo fece. Ritenne inutile disturbarlo per una cosa simile. Dopo circa 10 minuti decise di sedersi in una panchina poco fuori dal centro a riflettere. Cominciò a guardare tutto ciò che c'era intorno a lui. Era semplicemente perso nei suoi pensieri. Le persone entravano e uscivano, altri compravano, altri invece uscivano dopo pochi minuti solo dopo aver guardato e basta le vetrine. Lui intanto rifletteva, specialmente sulla donna che l'aveva licenziato. Fin dal primo giorno di lavoro aveva capito che non era gradito. Avrebbe dovuto capirlo che non era però così semplice la situazione. L'odio che provava per lui andava anche oltre il normale odio. Era quasi un odio misto anche a gelosia. Non comprendeva bene il motivo. Come mai una donna così ricca dovrebbe essere gelosa di lui? Melissa, seducendo Alfred, aveva ottenuto tutto dalla vita: soldi, fama, controllo. Tutto ciò che una persona normale potrebbe desiderare. Perché quindi ce l'aveva tanto con lui? Forse per via del rapporto che aveva con Alfred? In effetti lo trattava sempre bene, lo salutava sempre e a volte si fermava a parlare con lui durante le pause. Dopo un'oretta di riflessioni comunque decise di alzarsi e andarsene, ma proprio in quel momento gli venne in mente un importantissimo ricordo. Forse il motivo dell'odio. Rupert era stato l'unico un giorno a vedere Melissa parlare con un giovane ragazzo in modo fin troppo amichevole. L'intera scena parve fin troppo sospettosa, lei continuava a toccarlo e lui a fare lo stesso, ma oltre a ciò la cosa che più lo colpì fu il discorso. Si ricordò solo in quel momento perché la sua memoria non era più la stessa. L'uomo disse a Melissa con tono serio: «Ricordati di fargli firmare l'accordo per comprare tutto dal rivenditore di Chicago, non sbagliare. Se farai bene le cose vedrai che sarai ancora più ricca». Dopodiché le aveva dato un bacio. Melissa poi rispose: «Certo, farò del mio meglio, ma probabilmente questo rovinerà gli affari di Alfred. Non farà di tutto per capire cosa è successo dopo? Glenn, devi pensare anche a questo, al dopo». L'uomo però non sembrava preoccupato. «Tranquilla, il resto lascialo fare a me, e poi non dirmi che ora ti senti dispiaciuta per quella borsa di soldi che hai sposato. Lo sai anche tu che non l'hai mai amato sul serio. Nel business di alto livello è sempre tutto rischioso. Soltanto i più agguerriti vincono, vedrai, diventeremo veramente ricchi».
Quel giorno però Rupert notò il volto leggermente pensieroso di Melissa sulla questione. Forse non voleva farlo davvero, ma proprio in quel momento si era fregato. Per guardare meglio si era messo un po' più avanti e lei l'aveva notato. E da quel giorno ha cominciato a trattarlo peggio. Non aveva detto nulla in quel momento, entrambi si erano semplicemente guardati, ma lei sapeva che lui aveva sentito qualcosa di importante, voleva capire quale parte, o se tutto il discorso, ma non glielo chiese quel giorno. Semplicemente lo guardò come a dirgli di stare attento d'ora in poi alle parole. Il giorno seguente a quello, però, lo chiamò in ufficio. «Entra pure, Rupert, dobbiamo parlare». Lui con passo lento era entrato e aveva anche preparato la sua mente al momento. Sapeva che non era per parlare del più e del meno. «Ascolta, vecchio, hai sentito qualcosa che non avresti dovuto sentire, vero? Credimi, non era per te quel discorso. Però so come fare. Hai bisogno di soldi? Posso dartene quanti più possibili». Rupert però sapeva che le cose sarebbero andate male lo stesso e come prima cosa non era un avido in cerca di denaro. Non gli interessava minimamente nemmeno ricevere $1,000,000 e aveva i suoi motivi per non voler tradire Alfred. Voleva solo vivere una vita tranquilla dopo la morte della moglie. «No, signora, non mi interessano i soldi, non si preoccupi. Però vorrei chiederle una cosa. È davvero sicura? Qualunque piano abbia in mente, non lo faccia. Ho visto il suo volto perplesso e qualche dubbio ce l'ha, ne son sicuro». Ma arrabbiatissima Melissa gli rispose: «Sì, sono sicura adesso. E poi, a te che cosa importa? Ricordati che se provi a parlare, lui non ti crederà mai. Perché dovrebbe farlo? Tanto nemmeno gli importa davvero di un anziano inutile come te». Senza dire niente uscì dall'ufficio quel giorno, non ne poteva più di sentirla parlare in quel modo irrispettoso verso Alfred, che invece era un bravissimo uomo. Comunque sia, dopodiché sentì Melissa chiamare al telefono nel suo ufficio, era di nuovo quel Glenn, e origliò la conversazione. «Lo faremo, ma prima devo occuparmi di un tizio che ci ha visti. Non preoccuparti, troverò il modo di mandarlo via». Da lì infatti le cose si fecero molto difficili, fino ad arrivare al licenziamento. Aveva dimenticato quasi tutte le cose importanti a causa della vecchiaia, ma ora che ricordava doveva e voleva fare qualcosa. Come poteva avvertire però Alfred? Il tempo stringeva. Ci teneva veramente a quell'uomo generoso che gli aveva offerto un lavoro in un momento difficile della sua vita. Dopo la morte di sua moglie non aveva più voglia di vivere e le sue finanze continuavano a scendere sempre di più. Prima avevano un piccolo negozio, dove vendevano sciarpe e altre cose fatte a mano proprio da lei. Lui amministrava solo i soldi e niente di più. Ovviamente non è poi riuscito a mandarlo avanti, ma i debiti erano davvero tanti. All'inizio la sua intenzione era di finirla, ma poi casualmente, durante una colazione la mattina in un bar, conobbe il signor Alfred. Anzi, in realtà non fu proprio un caso, ma lo vedremo alla fine. Erano entrambi in fila e lui lo fece passare. «Prego, non si preoccupi, prima le persone un po' più anziane di me». Dopo aver preso il caffè, Rupert lo pagò anche ad Alfred per ringraziarlo, senza sapere però quanto fosse veramente ricco. E per questo motivo l'uomo gli chiese di sedersi e parlare insieme. Parlarono per quasi un'ora e mezza e Rupert raccontò tante cose di lui. Che non aveva eredi e che la sua vita era sua moglie. Gli parlò anche dei suoi vari problemi finanziari e lì Alfred, colpito e rattristato, decise di aiutarlo. «Sai, non so perché, ma provo una strana connessione verso di te. Vieni in questo indirizzo prima possibile. Posso fare qualcosa». Ottenne così il lavoro di addetto alle pulizie. Non poteva farlo per molto però. Ma Alfred gli disse che c'era un fondo pensione pronto per lui. Avrebbe dovuto solo fare un anno di lavoro come suo lavoratore. Al resto ci avrebbe pensato lui, ma durò soltanto 6 mesi. Melissa non ci stava proprio. Per questo motivo è stato molto legato ad Alfred e voleva assolutamente aiutarlo. Durante la camminata per casa si chiese come potesse essere così di successo ma anche così cieco davanti alle donne. Sapeva che aveva un debole per le donne, specialmente come Melissa. Decise, eleganti nel portamento, ma non pensava si sarebbe fatto fregare a tal punto. All'improvviso, mentre andava avanti con i suoi pensieri, una macchina arrivò ad alta velocità e lo prese. Non in pieno, perché Rupert aveva fatto in tempo ad andare un po' più avanti prima dell'impatto fatale. Da lì, oscurità totale. Il guidatore dell'auto si fermò solo per un momento e sorrise, vedendo Rupert a terra con gli occhi chiusi. A quanto pare era Glenn. «Ma avresti dovuto accettare i soldi, stupido vecchio. Guarda a cosa siamo arrivati». In quel momento non c'erano tante macchine, nemmeno passanti. Erano circa le 14 del pomeriggio e perciò non c'era anima viva. Andò via correndo Glenn per non rischiare di farsi prendere, lasciando la macchina lì, che probabilmente era rubata. Pensò fosse morto il vecchio Rupert, ma lui era più resistente del previsto. Si svegliò in ospedale 5 giorni più tardi a causa di un breve coma. Fortunatamente solo una sua gamba era ferita, ma niente di più. E si sarebbe ripreso nel giro di 3 settimane. Passò 2 settimane e fece chiamare il signor Alfred. Non c'era un modo giusto per dirglielo, ma avrebbe dovuto farlo prima che avessero provato a rifare qualcosa.
Alfred, saputa la questione, arrivò il giorno seguente. A quanto pare era veramente molto legato. Qui Rupert gli raccontò tutto, dal licenziamento al tradimento e l'auto. Alfred, un po' incredulo, si sedette sulla sedia vicino al letto di Rupert. «Davvero ciò che mi stai dicendo è vero? Anche se, ora, capisco tante cose. Mi dispiace intanto per il licenziamento. Non lo avrei mai fatto e verrei reintegrato, ma prima devo capire cosa fare». Ecco perché Melissa continuava ad assillarmi da giorni per la firma. Non avevo mai sentito nemmeno nominare un rivenditore da Chicago con offerte contrattuali così buone. Ma piuttosto, come mai non hai accettato i soldi? Da quello che ho capito sarebbe stata una grandissima somma. E guardati, ora sei pure a letto. Rupert in quel momento decise di dire una verità che non aveva mai svelato. Beh, l'ho fatto non soltanto perché non voglio soldi sporchi, ma anche perché tu sei mio fratello, da un altro padre, Alfred. La nostra differenza di età è di 10 anni. Ho fatto molte ricerche dopo la morte di mia madre e ho trovato un uomo che era stato con lei quando si era mollata con mio padre. Quest'uomo però ti aveva portato via dopo la nascita e mia madre, anzi nostra madre, ha sofferto tantissimo. Non sapeva come fare per riaverti. Io ero lì, in quell'età, a guardarla piangere. Avrei voluto fare qualcosa, ma non ci sono mai riuscito. Ha contattato la polizia e tutti quelli che potevano trovarti, ma niente da fare. Dopo anni e anni dalla sua morte, ho scoperto che sei diventato un imprenditore importante e ho deciso di conoscerti, per capire che tipo di persona era mio fratello. E devo dire che sei veramente una grande persona. Alfred, ancora più incredulo, guardò Rupert sorpreso e con le lacrime agli occhi. Dopodiché cominciò a chiedergli tantissime cose. Chi sono? Da dove provengo? Io mi ricordo solo dell'uomo che mi ha cresciuto, ma che poi mi ha abbandonato all'improvviso per la mancanza di soldi. Quindi veramente mi aveva rapito. Com'è mia madre? Ti prego, dimmelo. Rupert, con un grande sorriso, cominciò a parlare e raccontare. Passarono 2 ore e lui parlò solo della madre, gentile e con un viso bellissimo. Da lì Alfred tornò a visitarlo ogni giorno in ospedale fino alla fine della settimana a venire. Rupert si riprese finalmente e seppe tante cose. Melissa e Glenn vennero arrestati. Quest'ultimo beccato dalle telecamere della casa di una signora che abitava vicino quella strada. Dopodiché avrebbero passato entrambi molti anni in prigione visto che avevano già fatto cose simili. Rupert invece andò ad abitare nella grande villa insieme a suo fratello. Non gli fece mancare nulla, cibo, soldi e vestiti. Da allora Alfred chiede sempre tantissime cose a suo fratello Rupert e passano ore spesso la sera semplicemente a parlare. Dopo quasi 50 anni finalmente i due fratelli si erano rincontrati.